Buonasera, benvenute e benvenuti a una nuova edizione del TG6. In apertura la pagina dedicata alla sanità con il consueto bollettino sull'andamento del virus nella nostra regione. Tornano a salire leggermente i nuovi casi di Covid in Abruzzo. 40 quelli emersi dai test delle ultime ore, il dato più alto da oltre 2 settimane e in particolare dallo scorso 9 giugno. I nuovi casi sono emersi dall'analisi di 3.378 tamponi molecolari e risultato positivo l'1,18% dei campioni. Continuano a scendere i ricoveri che passano dai 37 di ieri e 33 di oggi. Si registra un decesso recente, il bilancio delle vittime sale quindi a 2.512. I nuovi positivi hanno età compresa tra 10 e 84 anni e nel Teramano, dove ieri sono emersi anche alcuni contagi riconducibili alla variante Delta, che si registra l'incremento più consistente, sono 18 qui i nuovi casi. Seguono l'Aquilano con 13 nuovi casi, il Chietino con 9 casi, il Pescarese con 5 casi. Gli attualmente positivi nella nostra regione sono 10.037, 47 in meno rispetto a ieri, 31 pazienti, 4 in meno rispetto a ieri, sono ricoverati in ospedale in area medica e 2, come ieri, sono in terapia intensiva. Gli altri 1.004, 43 in meno rispetto a ieri, sono in isolamento domiciliare. 85 i guariti nelle ultime 24 ore, mentre l'unico decesso riguarda una 91enne residente fuori regione. E noi ora continuiamo con la pagina dedicata alla sanità, chiusura entro l'una per gli esercizi pubblici e locali che somministrano alimenti e bevande almeno fino al 15 luglio nel comune di Trasacco, nella Marsica, in provincia dell'Aquila. E quanto prevede l'ordinanza firmata dal sindaco Cesidio Lobene per contenere un focolaio di Covid che si è diffuso in quel territorio. La situazione però resta gestibile, secondo il primo cittadino che ascoltiamo nel servizio. Nelle ultime settimane sono aumentati i casi qui nella zona. Qual è la situazione attuale? Attualmente abbiamo 48 casi nel nostro paese e siamo in costante contatto con l'ASL del territorio e questa settimana dovrebbero uscire dalla quarantena circa metà di essi. Quindi la situazione al momento è ancora gestibile, stiamo cercando di attuare tutti i protocolli del caso. Abbiamo tracciato circa 400 operatori che lavorano appunto nelle nostre aziende del territorio. La situazione è abbastanza ben definita e al momento tranquilla. Vediamo adesso nei prossimi giorni come evolverà il virus. Quanto riguarda i focolai attivi, tutto sarebbe partito dal famoso cluster alla moschea. Sì, parliamo di ormai circa un mese fa abbiamo avuto questo aumento di contagi dovuto appunto alla moschea di Trasacco. Contagi che comunque non hanno, grazie anche all'intervento dell'amministrazione comunale che ha preso tutte le misure del caso, diciamo siamo riusciti a contenerlo abbastanza bene. È notizia di qualche minuto fa, abbiamo raggiunto un accordo con la ASL e con l'esercito, dovremmo effettuare vaccini a tappeto a tutti gli operatori del settore agricolo del nostro paese, quindi è proprio notizia di qualche minuto fa, abbiamo raggiunto questo accordo e nella giornata di sabato probabilmente effettueremo questa giornata di vaccini a tappeto. Cambiamo argomento, affrontiamo ora una questione che riguarda l'ambiente. L'agenzia Reuters ha lanciato oggi in esclusiva un'inchiesta sulle perdite di metano dagli impianti di idrocarburi di molti paesi, tra cui l'Italia, con vari impianti SNAM-ENI che presentano perdite vistose di questo pericolosissimo gas serra. Il metano è infatti un gas clima alterante, con effetti sul clima che sarebbero ancora più devastanti della CO2 se emesso tal quale attraverso le perdite della filiera, quindi da pozzi, gasdotti, stoccaggi.
stoccaggi e rete di distribuzione. Quella che state vedendo in questo momento è un'immagine termografica scattata con una termocamera ad infrarossi dall'organizzazione no profit Clean Air Task Force, CATF è l'acronimo. La foto mostra quello che sembra essere una perdita di gas metano che fuoriesce da un foro arrugginito sul fianco di un serbatoio di stoccaggio dell'impianto ENI nei pressi di Pineto. L'organizzazione ha scoperto che il metano si infiltra nell'atmosfera in ben 123 siti di petrolio e gas in 7 diversi stati dell'Unione Europea. Denunciamo da anni la questione delle perdite dalla filiera petrolifera e le ricerche scientifiche, ha commentato il coordinamento abruzzese NOAB del gas, che ha dichiarato: è una follia assecondare i desideri di profitto di Eni e Snam, il metano è solo finzione ecologica, stoppa la centrale di Sulmona, il gasdotto Sulmona a Foligno, e questa la posizione dell'associazione ambientalista. E ora andiamo avanti con il nostro telegiornale. Questa mattina in prefettura Teramo è stato firmato un protocollo per la sicurezza della costa teramana. A siglare il patto, insieme ai sindaci dei comuni costieri e al prefetto De Prisco e alle forze dell'ordine, è intervenuto anche il sottosegretario all'interni Nicola Molteni. È previsto inoltre il potenziamento degli organici di polizia, carabinieri e guardia di finanza. Tania Bonici Castelli. Il sottosegretario agli interni Nicola Molteni ha siglato insieme al prefetto di Teramo, ai sindaci dei comuni costieri e alle forze dell'ordine il protocollo per la sicurezza della costa teramana. Il patto Costa Sicura, firmato nei saloni della prefettura di Teramo, prevede una serie di strategie di prevenzione a contrasto della malavita, tra le quali anche l'arrivo di 15 unità in divisa che potenzieranno l'organico di polizia, guardia di finanza e carabinieri. Questo patto cementifica il rapporto sul fronte della sicurezza urbana e il contrasto alle illegalità per avere una vivibilità migliore, rispetto al quale il timbro del Ministero dell'Interno è il simbolo di una collaborazione, di una leale e sincera collaborazione sul fronte della sicurezza. Ad accogliere il sottosegretario Molteni, il prefetto di Teramo, Angelo De Prisco, che ha ricordato quanto sia importante preservare il territorio teramano da infiltrazioni della criminalità organizzata in questo particolare periodo di ripresa economica. Costa e mare devono essere controllati assiduamente. Siamo attenti, abbiamo le giuste preoccupazioni per evitare che un territorio come Teramo, fino ad oggi non intaccato dalla criminalità organizzata, resti tale e che quindi in questo territorio possa continuare ad esistere libertà di impresa e libertà di lavoro. Come guardia costiera, sapere di avere l'appoggio da parte dei comuni costieri in una gestione di una costa sicura è senz'altro importante. Dopo la firma del protocollo di sicurezza per la costa teramana, Molteni ha raggiunto Giulianova, dove ha visitato la polizia stradale per poi raggiungere il commissariato di Atri. Sicuramente l'attenzione è massima e devo ringraziare anche il prefetto, perché i protocolli che stiamo firmando, tra cui quello che firmiamo stamattina, sono assolutamente innovativi, non ce li ha nessuno penso in centro Italia, e sono volti alla sicurezza delle persone, quindi comprendete bene che per una località di mare come quella di Giulianova, ma parlo per i 7 comuni della costa teramana che fanno l'80% delle presenze turistiche dell'intera regione Abruzzo, avere un protocollo come questo significa essere una vera e propria eccellenza. E ora la cronaca, perché il caso conosciuto col nome mediatico di Lady Coumadin è approdato anche in Parlamento. Un'interrogazione parlamentare al Ministro della Giustizia per chiedere come sia possibile accedere negli uffici di un tribunale e portare via atti giudiziari, l'ha presentata il deputato abruzzese Andrea Colletti di L'Alternativa C'è, a proposito di quanto accaduto nella sede della Corte d'Appello dell'Aquila. Il riferimento è alla vicenda di Daniela Rorusso, condannata in primo grado a 13 anni e 8 mesi di reclusione per il tentato omicidio del marito, al quale somministrava massicce dosi di Coumadin, un potente anticoagulante. La donna nei giorni scorsi avrebbe rubato i fascicoli che la riguardano al Tribunale dell'Aquila. La Corte d'Appello ora dovrà decidere sul ricorso relativo alla sua condanna. E poco dopo aver rubato questi fascicoli, li avrebbe bruciati lungo la strada verso casa. Proprio per questo episodio ieri Rorusso è stata arrestata.
Ancora cronaca, dopo l'ultimo grave episodio di pestaggio in città, a Chieti, il sindaco del capoluogo teatino Diego Ferrara è intervenuto sull'episodio condannando fortemente il gesto ma dichiarando anche di non voler fermare la cosiddetta movida. Stefano Recanati. Sindaco Ferrara, l'ultimo pestaggio in città, questo brutto episodio purtroppo ha portato un po' di malumori, lei però ha detto che non bloccherà la movida, però ci saranno degli incontri con le associazioni di categoria per capire come andare avanti. Certamente un episodio riprovevole, certamente non l'unico, non dico nella nostra città, ma in tutte le città dove la vita notturna è ripresa secondo i protocolli e i decreti nazionali e regionali. Io sono stato sempre per la prevenzione e non per la repressione, su questo penso di essere perfettamente in linea con le direttive sia del prefetto che delle forze dell'ordine, e a Chieti abbiamo fatto sempre di tutto, sia durante il lockdown che alla ripresa delle attività, tutto quello che era possibile per evitare episodi come questi. Non solo ne sono a testimonianza, ma ovviamente ho i report dei tavoli prefettizi. Purtroppo non è possibile chiaramente stare al minuto, al secondo in tutti i posti, è umanamente impossibile, ma anche se questo episodio ha avuto una rilevanza particolarmente grave, noi non al meno io e la mia amministrazione non cediamo di un passo né sulla sicurezza dei nostri concittadini né nella diminuzione della libertà, perché la libertà è di tutti, e delle famiglie anche con bambini piccoli, delle persone per bene, e non a causa di pochi sconsiderati dobbiamo diminuire la libertà di tutti. Il 10 luglio potrebbe riaprire il complesso Le Naeldi di Pescara. La regione infatti ha provveduto ad affidare la gestione ad un raggruppamento di imprese attraverso lo scorrimento della graduatoria, cosa che non è andata giù alla Petruzziana Sport di Teramo, che ha annunciato subito il ricorso al TAR. La struttura tecnica dell'assessorato regionale allo sport ha individuato la soluzione per consentire la ripresa delle attività presso l'impianto Le Naeldi di Pescara, affidata per un anno al raggruppamento Centro Italia Nuoto e Sistemi Integrati per lo Sport, classificatosi al terzo posto nella gara del maggio 2019. Dunque il complesso di viale della Riviera di Pescara potrebbe riaprire i battenti già dal prossimo mese di luglio. Ora la Regione avrà il tempo necessario per effettuare le altre valutazioni inerenti, anche la proposta di Project Finance pervenuta, e comunque per decidere il futuro definitivo dell'impianto. Abbiamo assunto questa decisione, dice l'assessore allo sport Guido Liris, a tutela dei dipendenti e con l'obiettivo di riaprire la struttura nel breve periodo, per tornare ad offrire un servizio pubblico importante all'utenza ed evitare che il centro sportivo possa perdere di valore. I nuovi gestori hanno accettato con orgoglio l'affidamento e si sono detti pronti a mettere in campo tutte le proprie forze per far sì che il centro sportivo possa tornare a splendere immediatamente nell'interesse dei cittadini e dei dipendenti. Le tappe e gli atti assunti dalla Regione Abruzzo, Governo Marsiglio, in merito alle Naeldi testimoniano l'impegno della nostra amministrazione nel garantire la vitalità della struttura, ha sottolineato il Presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri. I responsabili dell'Associazione Temporanea di Imprese hanno già preso in carico la struttura e stanno lavorando per garantire la riapertura al pubblico il più velocemente possibile, probabilmente già per il prossimo 10 luglio, iniziando dalla piscina esterna, ovviamente la più appetibile e richiesta visto il periodo estivo. Peraltro Lati si è anche impegnata ad attivare la clausola sociale e di salvaguardia del personale dipendente, in modo da tutelare tutti i posti di lavoro. Intanto però la Petruzziana Sport di Teramo, che in più di un'occasione aveva dato disponibilità a rilevare la gestione dell'impianto natatorio a proprie spese, ha annunciato il ricorso al TAR contro questa decisione assunta dalla Regione Abruzzo. Apriamo la pagina della cultura e degli eventi. Con Chieti sotto le stelle si aprirà l'estate della cultura a Chieti. La manifestazione musicale è stata realizzata in collaborazione con la Fondazione Banco di Napoli.
un evento importante che comunque fa continuare Chieti ad essere una delle capitali più importanti della cultura. Assolutamente sì, torniamo a offrire alla città, alla nostra città e non solo, a tutta la regione, un'offerta culturale di manifestazioni di grande pregio e di grande qualità. Oggi presentiamo la rassegna più importante del cartellone generale che si chiamerà Estate Teatina 2021. Questa rassegna, denominata Chieti sotto le stelle, è organizzata in collaborazione con la Fondazione Banco Napoli e vede protagonisti degli artisti di altissima rilevanza a livello nazionale, tra cui Fabio Concato, Nick Nicolai e Stefano Di Battista, ma anche orchestre come la Sinfonica Abruzzese, ci sarà il primo trombettista di Ennio Morricone. Insomma, veramente offriamo manifestazioni di grandissimo pregio. Oggi presentiamo questa rassegna che sarà nel mese di luglio principalmente, qualcosa nel mese di agosto e poi ci saranno quattro eventi importanti organizzati dentro a Palazzo De Maio in settembre. La presentazione di oggi di Chieti sotto le stelle è il segnale preciso di una operatività che continua nel tempo, soprattutto in questo momento così particolare dove la Fondazione crede moltissimo nel rilancio attraverso l'arte, la cultura e la musica ancor più dei territori che, diciamo, la Fondazione rappresenta, che sono sei regioni del Meridione. Ma Chieti è un nostro luogo di elezione perché qui a Palazzo De Maio la Fondazione Banco di Napoli è arrivata grazie alla operazione straordinaria che ci ha consentito di incorporare l'ex Fondazione Cari Chieti e quindi noi abbiamo qui una missione fortissima, sociale, culturale e soprattutto di grande collaborazione e sinergia con l'ente locale che è il Comune di Chieti. Palazzo De Maio è un luogo meraviglioso, un palazzo settecentesco, tra l'altro nato dall'opera di un nobile napoletano, quindi continua la costruzione di questo ponte Napoli-Chieti e infatti all'interno della rassegna Chieti sotto le stelle portiamo una mini rassegna che si chiama Napoli Musica per il Mondo, fatta in collaborazione con Marisa Laurito che è la direttrice artistica del teatro Trianon Viviani, che è un teatro dedicato alla canzone napoletana, e porteremo qui dei giovani artisti, dei talenti emergenti nell'ambito della nostra musica partenopea. Ma io devo ringraziare l'amministrazione comunale perché uno fra questi concerti è dedicato alla Fondazione, che è il concerto di Emilia Zamuner, che è proprio dedicato alle canzoni della napoletanità. Coinvolgerà 15 comuni tra Abruzzo e Molise l'evento La Notte Romantica dei Borghi Più Belli d'Italia, una manifestazione che ormai ha la sesta edizione. Voglia di ripartenza, di bellezza e di riscoperta delle meraviglie del nostro pianeta. Sono questi alcuni degli obiettivi della sesta edizione della Notte Romantica nei Borghi Più Belli d'Italia, evento nazionale che si svolgerà sabato 26 giugno e che avrà come focus principale l'amore per l'arte. Sono 15 borghi aderenti all'iniziativa tra l'Abruzzo e il Molise, a Bateggio, Città Sant'Angelo e Penne in provincia di Pescara, Anversa degli Abruzzi, Bugnara, Castel del Monte, Navelli e Tagliacozzo in provincia di L'Aquila, Campi e Castelli nel Teramano, Guardia Grele, Pretoro e Rocca San Giovanni per quanto riguarda la provincia di Chieti, oltre a Fornelli in provincia di Isernia e Oratino a Campobasso. Borghi Più Belli d'Italia, la sesta edizione con la Notte Romantica, consente non solo ai cittadini residenti ma soprattutto a quei curiosi, a quei cittadini appassionati di cultura, di arte, di tradizioni, soprattutto di poter assaporare i prodotti locali del territorio, vivere una giornata intensa e particolare in ognuno dei borghi certificati quali borghi più belli d'Italia. In Abruzzo e Molise sono 14 comuni che hanno aderito all'evento nazionale, quindi in tutta Italia ci sarà il 26 questo evento che farà non solo conoscere i borghi ma farà in qualche modo vivere un'atmosfera tutta particolare, tutta incentrata sul romanticismo, sulla bellezza, sull'amore verso gli altri, insomma su tutto ciò che c'è da poter esprimere di bello in una serata che coinvolgerà emotivamente i visitatori e soprattutto con eventi di vario tipo, da iniziative che riguardano il semplice declamare delle poesie, dei racconti, oppure passare appunto al dolce tipico degli innamorati, che è una ricetta pensata dal Club Nazionale dei Borghi, fino ad arrivare a conoscere dei luoghi mai visti ora
ancora fino in fondo nei borghi stessi, arte bella, perché si parla anche di arte moderna, insomma di tutta una serie di attività che faranno vivere veramente una giornata tutta diversa, tutta incentrata sulla bellezza dello stare insieme. Un protocollo d'intesa è stato sottoscritto stamani dal comune di Montesilvano e dalla FIS, la Federazione Italiana Scherma. La città adriatica infatti diventa un punto di riferimento per gli stage federali ed eventi sportivi di una disciplina che ha grande tradizione in Italia. Vediamo il servizio di Andrea Costantini. Strutture sportive all'altezza e grande ricettività sono alcuni dei fattori essenziali che hanno spinto la FIS, Federazione Italiana Scherma, a sottoscrivere stamani un protocollo d'intesa col Comune di Montesilvano, che da oggi diventa un punto di riferimento per l'organizzazione di manifestazioni internazionali e stage federali per uno sport che ha sempre portato al nostro paese successi e medaglie a livello mondiale e olimpico. Questo significa per Montesilvano tanto, intanto da un punto di vista sportivo, ma anche da un punto di vista del turismo sportivo. Perché con questa firma la federazione prende in seria considerazione in futuro la nostra città quale sede di importanti eventi sia di carattere nazionale che internazionale. Come si è creato questo legame? Diciamo che c'è stato un importante tramite di Alberto Gigante, che in questa sede ricoprirà il ruolo di presidente del comitato, per cui diciamo che è un'attività che ha fortemente voluto lui e che noi come amministrazione insieme al sindaco abbiamo valutato assolutamente positivamente, per quello che poi sarà l'indotto che questo accordo potrà generare sul territorio, per cui diciamo che c'è stata una partnership e una condivisione molto importante da parte sia del privato che della federazione, ma anche del pubblico. Noi siamo una federazione che è affamata di impianti, è affamata di strutture ricettive, e quindi Montesilvano diciamo sostanzialmente suona un po' il Magic Accordo, c'ha un bel impianto, c'ha delle strutture ricettive di un certo livello, soprattutto variegate, no? Perché poi dobbiamo far conto che chi partecipa alle gare ha la possibilità di fare una scelta anche sulla struttura alberghiera, ha la possibilità di venire anche comoda, cioè quindi è facilmente raggiungibile. Manuela Spica, grande prospetto della Scherma abruzzese, sei contenta che un centro abruzzese come Montesilvano diventi un punto di riferimento, no, per il tuo sport? Sì, anche perché comunque in Abruzzo lo sport non è famoso come in altre parti dell'Italia, quindi questo è un onore per la nostra regione. Quali sono le tue aspirazioni, le tue ambizioni? Di sicuro, come tutte le altre, andare all'Olimpiade, e diciamo che ci sto riuscendo passo per passo, anche perché comunque la Scherma è uno sport che richiede molto impegno. E questa notizia ci porta alla pagina dello sport, parliamo di calcio. La Delfino Pescara 1936 comunica che nella giornata odierna è stata regolarmente depositata via PEC presso gli uffici della Lega Pro di Firenze l'intera documentazione necessaria per l'iscrizione al campionato di Serie C 2021-2022, adempiendo a tutte le normative vigenti previste. Ancora attesa invece a Teramo, non c'è ancora l'ufficialità dell'iscrizione al prossimo campionato per la formazione biancorossa, che sta lavorando per cercare di adempiere a tutte le incombenze entro lunedì 28 a mezzanotte, ma allo stato attuale non è ancora stata presentata la richiesta alla Lega Pro a Firenze. Andiamo in Serie D, ex giocatori con un comune passato a Pescara, Epifani e Pomante, si giocano la finale playoff del Girone F questa domenica alle ore 16. Ulteriore consacrazione per allenatori giovani, ma già con grandi qualità. Il servizio. Mister, non è la vittoria, non è il primo posto, però è una finale playoff, la soddisfazione è tanta, ancora di più probabilmente perché è arrivata dopo una stagione complicata. Sì, una stagione interminabile, perché siamo al 23 giugno e stiamo ancora giocando partite importanti, perché sì, i playoff sono, magari non ti dà niente, però è sempre un risultato importante che puoi fare, e togliendo il fatto che noi già abbiamo fatto un grandissimo campionato. Di questo già l'ho detto ampiamente nelle interviste precedenti, questa è una squadra che ha fatto veramente un grande campionato con tutte le problematiche e gli infortuni che ha avuto durante l'anno,
E adesso ci troviamo a giocare i playoff, ci tenevamo a fare bene anche se nelle ultime tre partite un pochettino avevamo staccato perché abbiamo speso tanto a livello mentale, e oggi ho rivisto la squadra che voleva arrivare in finale nonostante il caldo, nonostante abbiamo incontrato una buona squadra e nonostante dall'altra parte c'era un grandissimo entusiasmo di aver raggiunto i playoff all'ultimo minuto. L'assomiglio molto al mio San Nicolò che ha fatto i playoff negli anni dove siamo arrivati a fare la finale, quindi ho detto ai ragazzi che era una partita molto pericolosa. Detto questo, siamo partiti nei primi tre minuti malissimo, abbiamo fatto degli errori clamorosi perché di attenzione, però dopo la squadra ha iniziato a giocare, ha creato e forse potevamo fare qualcosa di più negli ultimi 16 metri, però sono contento perché non sono mai partite scontate, vinciamo, adesso ci abbiamo tre giorni per recuperare una finale che ce la giochiamo in casa nostra. Spettacolare, penso che la finale playoff è il giusto premio per questi ragazzi e per questa società che... La società in primis non ci ha fatto mancare nulla, lo dico sempre anche nei momenti di difficoltà, e i ragazzi perché hanno fatto tanti sacrifici e si meritano questa finale. Per quanto riguarda la partita è normale che siamo partiti forte, siamo andati in vantaggio penso meritatamente, poi è normale che l'espulsione di Mazzei ci ha un po' agevolato, però ci siamo fatti un po' influenzare dall'espulsione perché paradossalmente stava a giocare il Cinzia, stava giocando meglio in 10 che in 11 e ci ha messo in grossa difficoltà. Poi il secondo tempo sinceramente, a parte il gol del 2-1 loro, non c'è stata partita e siamo stati bravi a chiuderla e, ripeto, sono contentissimo per questi ragazzi. Dopo l'espulsione siamo stati avvantaggiati, però siamo stati bravi noi a chiudere la partita, ad abbassare i ritmi e a gestire la partita nel modo migliore. E, giustamente gli ultimi 10 minuti è stato più... la partita è stata più focalizzata sul possesso palla perché giustamente i ragazzi con questo caldo dovevano recuperare e quindi hanno fatto, io l'ho detto prima, è stata una cavalcata spettacolare, sono stati tre mesi veramente duri e giocare una finale playoff penso che non se l'aspettava nessuno, io per primo, e questo come ho detto prima è il giusto premio per questi ragazzi perché hanno dato l'anima, hanno dato da quando io sono arrivato, dal primo giorno, lo dico sempre e non finirò mai di ripeterlo, mi hanno sempre seguito nel bene e nel male e oggi si vedono i risultati. Termina qui questa edizione del TG6. Prima di salutarvi vi ricordo l'appuntamento di questa sera alle ore 21 con Velò, la trasmissione dedicata al mondo del ciclismo con Luciano Rabottini e Jacopo Forcella. L'informazione invece tornerà con l'edizione della notte, come sempre, alle ore 23. Grazie e buona serata.